Chiara Ferragni è l'influencer numero uno per Forbes. Forbes adora Chiara Ferragni e la nomina come fashion influencer numero uno al mondo, un altro riconoscimento per la blogger di Cremona, che è ogni giorno di più sulla cresta dell'onda e del web e di ogni oceano di questo mondo. Chiara Ferragni è la cancelletto uno per Forbes. Dopo averla nominata tra le 30 under 30 più promettenti nel 2015, Forbes aggiunge un nuovo riconoscimento a Chiara Ferragni, è lei, infatti, la fashion influencer numero uno al mondo. La neo trentenne, nominata anche tra le 500 persone più influenti al mondo da BOF, prosegue la sua interminabile scalata verso il successo e i suoi progetti futuri sono già alle porte. Intanto, come ha raccontato durante l'intervista rilasciata a New York qualche giorno fa, ha appena inaugurato la Chiara Ferragni Collection a Milano, il primo flagship store della sua personalissima linea con l'occhiolino che è stata letteralmente presa d'assalto, sabato scorso, da oltre 4.000 fan. La fidanzata di Fedez ha fatto gli onori di casa, ha accolto tutti i suoi follower, che hanno potuto ammirare in ogni sua parte il glitteratissimo negozio della loro beniamina, facendo un lungo tour tra scarpe, accessori da sogno e una suite di lusso allestita in giardino. Ma di questo, ancora, non avrebbe potuto parlare nell'intervista a Forbes, anche se Chiara ha rivelato dettagli succulenti sui suoi progetti futuri, dopo l'inaugurazione del primo store, infatti, ne seguirà un'altra a Shanghai molto presto. In realtà, in Cina prenderanno forma almeno una ventina di negozi che ammiccheranno ai passanti grazie al marchio Aimoi della sua collezione privata, Chiara non vede l'ora. Ma come si diventa la fashion blogger numero uno al mondo? La Ferragni lo spiega a tu per tu con i suoi fan durante le domande di Forbes, raccontando che 8 anni fa, quando ha aperto il suo fantastico The Blonde Salad, si trovava a vivere un periodo di boom per quanto riguarda i blog di moda, uno dei fattori che l'hanno lanciata, molto presto, nell'Olimpo delle star internazionali. E il nome? Blonde, ovviamente, si riferisce al colore della dorata chioma di Chiara, che aveva allora come oggi, mentre la parola salada allude all'insieme di aspetti della sua vita di cui voleva parlare nel blog. Un visual blog, come spiega bene Chiara, dove raccontare tutto di sé ai suoi fan, dai gusti in fatto di moda ai suoi viaggi in giro per il mondo. La sua formula fresca e innovativa ha colpito nel segno, a tal punto da raggiungere ultimamente i 10 milioni di follower su Instagram e un fatturato stimato da capogiro. Chiara Ferragni, ecco il suo concetto di influencer. Penso che gli influencer siano i nuovi media, ha dichiarato Chiara Ferragni a Forbes, spiegando come, una volta, chi fosse interessato al mondo della moda leggesse notizie sui magazzini. Ora? L'informazione passa, come per qualsiasi news, attraverso i social network e la sua lungimiranza nel capirlo fin da subito è stata una delle armi vincenti del suo successo. Tanta teoria, però, non basta, ci vuole tantissimo impegno e duro lavoro da parte della sua incredibile e giovanissima TBS Crev. E poi, ovviamente, ci vuole personalità, bellezza, charme ed eleganza. E come meglio definire Chiara Ferragni, la fashion blogger numero al mondo, che mai si ferma né mai si fermerà. È proprio come dice lei, cancelletto The Blonde Salad never stops.